Tengo un amigo campero que en tiempos de mozo fue un gran domador. Buongiorno a tutti e bentornati a un nuovo video. Eccoci qua, siamo di nuovo in strada. Allora, dove stiamo andando? Siamo partiti, sono le 7:30 del mattino, siamo partiti da circa un'oretta e mezza da Padova, direzione Germania. Allora, l'idea è quella di fare la Romantikstrasse, quindi oggi dovremmo arrivare a Füssen, la prima tappa. Non abbiamo un programma preciso, come ovvio che sia e come sempre, perché abbiamo deciso ieri e siamo partiti stamattina, quindi è tutto molto solito. Bene, detto questo, ho messo il microfono come i veri influencer, perché così almeno si sente, se no mi tocca mettere i sottotitoli per non udenti quando sono in camper. La giornata è molto bella, speriamo di trovare un po' di fresco perché in questi giorni ha fatto un caldo vigliacchissimo veramente, e quindi speriamo di trovare un po' di freschino, no pioggia, però freschino, la pioggia anche no. Va bene, comunque siamo sull'autostrada del Brennero, abbiamo ancora 340 km circa per arrivare a Füssen, quindi adesso andiamo su dritti e Bolzano, superiamo il confine austriaco, Innsbruck, e poi Füssen è praticamente subito di là del confine. Ecco, ho detto tutto quello che dovevo dire, mi sembra, adesso torno, siamo carichi un pochino, adesso vediamo, e ci aggiorniamo quando siamo praticamente in direzione, siamo arrivati, tutte cose, va bene? A posto così. Pare che meraviglia. Bene, mi sono provato a far benzina, adesso compro la vignetta e andiamo avanti. Ho anche sbagliato a fare diesel, ho fatto il B7, quello che costa di più. Bene, allora abbiamo comprato la nostra Vignettax, che bisogna capire come attaccarex anche, tutte cose. C'è anche il video tutorial, dovrei guardare quello, mi sa. La raffinatezza prima di tutto e la precisione, direi di attaccarla qua. Eccola, e per 10 giorni siamo a posto, procediamo. Sono esattamente le 10 della mattina, che fame, e stiamo ufficialmente entrando in Austria, quindi mancano adesso circa 140 km a Füssen. Oh, guarda, un camper. E bene, per il momento viaggio andato abbastanza bene, abbastanza camion. Oggi è un martedì, quindi giorno lavorativo abbastanza casino. Comunque, eccoci qua, 3, 2, 1, non si sa. Una volta c'era un cartello con scritto ora sei in un altro paese. E invece, vediamo dopo la galleria. Bah, chissà. La carta non mi andava al casello, quindi ho dovuto provare 3000 volte e poi cambiare carta, le solite piccole robe che se non ti succedono che divertimento è. Basta, per il resto super bene, anzi ho sbagliato a fare diesel, ho fatto, cioè quanto ricordo, ho fatto il diesel super diesel, il diesel dei super Saiyan, quello per diventare potentissimi, che costa tipo come, non so, come l'oro. E eccoci qua, direi che siamo ufficialmente in Austria, e infatti non si capisce più un cacchio di quello che c'è scritto, e da adesso in poi per i prossimi x giorni bisognerà che ci inventiamo. Andiamo a occhio. Siamo a circa 40 km mi pare da Innsbruck,
e dobbiamo proprio passarci accanto e basta. Qua la benzina costa, ah, però costa più del mio super mega diesel. Ottimo, buone vacanze a noi, buone vacanze a voi, buone vacanze a tutti. Bene, andiamo. Segnale GPS interrotto. Siamo quasi arrivati, praticamente siamo a 5 km addirittura dall'area sosta, quindi direi super top. È stata una bella scarpinata, è mezzogiorno e 20, insomma siamo partiti alle, non mi ricordo, ma insomma è stata una bella scarpinata effettivamente. Qua ci sono 6500 strisce per terra, speriamo bene. Ecco qua. Continua a subire 110 per un chilometro. Ecco, adesso siamo entrati in Germania e fra 5 minuti siamo all'area sosta. Il tempo è, anche qui, come abbiamo già visto in altre occasioni, squisitamente... abbiamo portato il brutto con noi. Ecco qua, dovremmo essere proprio qua. Svolta a sinistra e prendi ABT Hafnerstrasse, poi la tua destinazione si troverà sulla sinistra. Perfetto. Però c'è nessuno? È pieno? Ok. Piazzati. Bene, ci siamo piazzati. Viaggio abbastanza lunghetto, fatti 460 km più o meno, comunque siamo arrivati. L'area sosta di là dove dovevamo andare è già piena, siamo in questa qui che è di fianco. Siamo parcheggiati un po' vicino alla strada, però meglio perché non devo mettere cunei, non devo mettere niente. Adesso si paga dall'altra parte della strada e andiamo. Benvenuti in Germania, signora Germania, c'è anche il sole e quindi siamo a postissimo, siamo al top, c'è anche il signor leader là, quindi siamo praticamente al top di tutto. Bene, popolo dell'internet, di YouTube, abbiamo parcheggiato in una delle due aree sosta, sono due aree sosta fuori la città, sono attaccate una all'altra. Ci sono vari supermercati, tra cui Lidl, Aldi, anche questo Edeka, tutte cose. Il tempo è un po' così, però insomma, come si dice dalle nostre parti, tempo, matti e paroni non si comanda. Quindi andiamo verso il centro di Füssen, prendiamo l'autobus, così non scarichiamo neanche le bici. L'area sosta 22 euro al giorno e ti danno anche i biglietti per l'autobus per due giornate. Intanto andiamo in centro, insomma sono un po' stanchino perché siamo alzati alle 5, siamo partiti alle 6 e ho guidato, siamo arrivati a mezzogiorno e mezzo perché insomma un po' di traffico, un po' tutto, insomma con il camper ovviamente non è come andare in macchina, quindi i tempi sono così. Allora noi andiamo in centro e a fare lo shopping, no, andiamo a vedere cosa succede. Comunque siamo in Germania, tanta roba, è dal 2000 e portami via che non passiamo queste parti. In realtà della Germania avevamo visto solamente
Monaco tornando da un tour in Austria, quindi insomma sono super mega contento. Vediamo, fermata dell'autobus qui, mistero. Eccoci qua, scesi dal bus, adesso andiamo verso il centro. Guarda che esce il sole. Adesso mi compro una cosa tirolese. Adesso qua ci dovrei mettere la musichetta, quella dei nani, ma non c'ho voglia e quindi vi cuccate il tour, city tour così. Siete curiosi di sapere cosa costano le case qua? Ecco qui. €800, 1,4, 6,35. Come si arriva al castello? Stiamo salendo al castello di Füssen, io ovviamente sono già sudato marcio, c'è il cielo coperto, quindi umidità World 6, però i castelli sono sempre i castelli, io adoro i castelli, sono un castellano. Senta. Coreani ovunque. Bene, passeggiata per Füssen fatta, bella cittadina, proprio classica cittadina, un po' anche in stile comunque, insomma, sì, bavarese, tirolese, insomma, molto carina. Botta di acqua c'è. Casette bellissime. C'è solo un botto. Adesso devo trovare come tornare alla stazione degli autobus per riprendere l'autobus e tornare in Aresosta, perché mi sono allontanato e nella mia classica modalità non facciamo di nuovo la stessa strada. Adesso ovviamente non ho, no, secondo me mi sto allontanando un botto, porca vacca, secondo me devo andare lì, cioè, aspetto che faccia la curva qui e se no ritorno indietro più veloce di un missile, perché altrimenti perdo il bus. Ottimo come sempre. Siamo rientrati dal centro di Füssen, adesso vado a farmi un giretto al Lidl per vedere se c'è qualche prelibatezza. Comunque l'aria sosta è impestata e dopo vi faccio vedere. Speriamo di riuscire a fare la doccia stasera. Fa un freschino, si sta da Dio qui, top.
e adesso andiamo a vedere Sir Riddle, che è lì. Vediamo che prelibatezze tedesche possiamo prendere. Ma questo leader non ci ha molto soddisfatto, però troveremo da qualche altra parte. Qui possiamo scegliere tra la pizza con ananas e prosciutto e questo pezzo meraviglioso che è la pizza dei Ghostbusters. E siamo al top. Allora, il tempo butta un po' alla vacca. Qua c'è un via vai continuo di camper che vanno e vengono. Comunque questa è l'area dove avevamo provato stamattina, che però è tutta imballata. Diciamo che dove siamo noi è un po' più piccolina, però gli spazi non sono male. L'unica cosa, non c'è il wifi e qui praticamente il telefono non prende un cacchio. Quindi per oggi niente navigazioni bizzarre. No, più che altro è per guardare i posti. Comunque domani vediamo, insomma. Adesso rientriamo, facciamo la colonna per fare la doccia, immagino, e poi cena e poi nana, perché sono sfasciato. Sono veramente stanchissimo. Sentite che non ho la verve. C'ho una cagna che mi assale veramente da carogna. Va bene, ci aggiorniamo dopo, vediamo. Bene ragazzi. Allora adesso vediamo una delle piccole robette che Alessandro fa quando deve svuotare un po' di acqua grigia e non c'ha palle di spostare il camper, cioè praticamente sempre. Ehi là! Ehi la Peppa! Fuori il segno! Vita Alessandro! Ecco qua! Mettiamo fuori il secchio, lo mettiamo qua. Posiziono qua, esatto, guarda che posto, comunque molto carino, è imballata, cioè questi qui sarebbero i posti per lo Sporting Center e fanno parcheggiare anche qua, perché cioè, ci sono camper che si muovono qua praticamente in ogni momento. Comunque l'area è molto grande, vedete, è tutta lì. Anche qui c'è il blocco bagni docce, molto bello. Guardate i camper che ci sono lì in fondo, ma ce ne sono un botto. Noi siamo proprio qui vicino all'ingresso, però è top perché almeno c'è un po' di spazietto, vedete. Io ovviamente sono preso, ma c'ho anche una certa eleganza, insomma, c'è eleganza. Ecco, adesso qua appena si vedete faccio un secchio, star lì a muovere il camper per tutta sta roba, domani scarico il cesso e siamo al top. E l'area sosta la faccio rivedere per l'ultima volta perché non mi ricordo, è questa, si chiama Fussenmobil, costa 22 euro a notte senza la corrente, 5 euro la corrente. Io non mi sono attaccato perché ovviamente sono un pezzente, quindi uso i pannelli, anche se oggi non è stato proprio bellissimo, e quindi aspetta che controllo di non fare danni. E ti danno anche i biglietti dell'autobus che valgono 2 giorni per fare su e giù con l'autobus, quindi tanta roba. Adesso vado a svuotare. Guardate che mezzo, cioè guardate che mezzo questo qua, cioè siamo avantissimo, meraviglia. È che non ho visto il proprietario per dirgli che è un king assoluto.